Sono passati meno di 50 giorni dallo scoppio di Mafia Capitale, eppure nell'immaginario collettivo è come se fossero passati secoli, no? Perché uno scandalo ne copre un altro e sembra che il miglior alleato dei delinquenti sia la nostra assuefazione, il nostro esserci abituati al fatto che chi sta nelle istituzioni ruba e chi è onesto sembra che sia l'eccezione. Lui non ha rubato. Ecco, abbiamo organizzato questa notte dell'onestà non perché ci riteniamo soltanto noi onesti. C'è gente onesta anche negli altri partiti, però probabilmente per restare in quel sistema, per mantenere il loro posto di lavoro, quel posto sulle poltrone, tendono ad accettare compromessi. Una volta che uno si compromette con quel sistema, continua a compromettersi, diventa parte del sistema senza neanche rendersene conto. In Colombia si dice che se ti ungi un dito ti ungi tutta la mano. C'è gente onesta in Parlamento, nelle istituzioni, ma si è iniziata ad ungere un dito e senza neanche rendersene conto si è unta tutta la mano e fa parte appunto di un sistema. Per quello, al di là delle idee politiche, qui ci sarà gente anche che non ha votato al Movimento 5 Stelle, io lo spero. Se ci pensate, questa è una manifestazione grande, stiamo riempendo una grande piazza di Roma, Piazza del Popolo, e non stiamo chiedendo voti a nessuno, non stiamo chiedendo voti, non siamo in campagna elettorale, siamo qui solo per ribadire che il valore dell'onestà, della trasparenza, della legalità sono le fondamenta sulle quali costruire la Repubblica Italiana. Io vi ringrazio e invito qui a parlare il presidente Imposimato, che ci parlerà di quel che vuole lui, della corruzione che ci divora il presente e il futuro. Per me è un onore, ci vediamo più tardi, grazie a tutti e la parola al giudice Ferdinando Imposimato. Prego. Grazie. Grazie. Siamo in Piazza del Popolo per celebrare l'onestà come rimedio contro la corruzione che distrugge il futuro dei giovani. La corruzione è una tassa occulta e immorale di 70 miliardi di euro che grava ogni anno su lavoratori, pensionati, disoccupati, giovani, casalinghe, docenti, studenti, forze dell'ordine, disabili e donne. È la causa principale della crisi in cui viviamo da anni senza vedere la luce in fondo al tunnel. Milioni di non abbienti sono costretti a subire tutto il peso della corruzione, mentre un ristretto gruppo si arricchisce sulle sventure degli italiani. È ora di dire basta a questo scempio. Non possiamo stare a guardare, dobbiamo scendere in campo accanto ai ragazzi del Movimento 5 Stelle